L'ANPI in visita al campo di prigionia 65 in territorio di Altamura nel Barese. Il presidio è stato utilizzato durante la Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo di più nel servizio. Lunga vita ai nostri alleati, Unione Sovietica, Inghilterra e America. È la traduzione di una delle iscrizioni presenti nel campo 65 tra Gravina e Altamura. Realizzato nel 1942, fu sino al 43 il più grande campo di prigionia italiano della Seconda Guerra Mondiale, potendo ospitare in 36 baracche oltre 12.000 persone. Qui furono rinchiusi, tra gli altri, inglesi e canadesi provenienti principalmente dal fronte del Nord Africa. Ma a lasciare a eterna memoria quelle parole furono i partigiani jugoslavi, perché in questo campo, tra il 43 e il 45, le truppe alleate addestrarono chi avrebbe combattuto i nazisti nei Balcani. Questa cartina è stata realizzata tra il 1943 e il 1944 dai partigiani dell'Esercito di Liberazione per la Jugoslavia e rappresenta la penisola italiana, il mare Adriatico e la penisola balcanica. Sono presenti anche dei toponimi in doppia lingua, Trieste, Trst, e Gorizia, Gorizia. Al di sopra della cartina sono riportate le quattro bandiere che rappresentano le potenze che hanno liberato la Jugoslavia dalla dominazione nazista, ossia il Regno Unito, la Jugoslavia, gli Stati Uniti d'America e l'ultima bandiera scolorita, in quanto il rosso con il tempo si scolorisce, che è quella dell'Unione Sovietica. Ma continuando a camminare sui passi della storia, si scopre che il campo 65 ha avuto una terza vita. Dal 1950 e sino al 62 fu centro di raccolta profughi provenienti dalla Venezia Giulia, dalla Costa Dalmata, dall'Africa e dall'Egeo. Oggi, in questo luogo dell'aspra e selvaggia Murgia pugliese, si ascoltano ancora le voci di prigionieri, soldati e profughi desiderosi di libertà. Campo 65 è un contenitore di storie e di memorie, tra cui quelle di Charlie e Ralph, due prigionieri che evasero nel 1943 dal campo 65 appunto, con l'obiettivo di raggiungere Brindisi, sequestrare un aeromobile, perché Charlie era un pilota, e raggiungere la Svizzera. In realtà furono ricatturati a Noci e riportati al campo 65, ma ci riprovarono con successo qualche mese dopo nel nord Italia. Durante un trasferimento in treno nei pressi di Bergamo riuscirono questa volta ad evadere con successo e si aggiunsero alle forze di liberazione partigiane. L'amore è stato un gancio al quale i prigionieri si sono aggrappati per poter resistere alle difficoltà della prigionia, come la storia tra Mary e Walter Arthur Snape, prigioniero britannico nel campo 65, che con sua moglie dal campo scambiò numerose lettere che sono arrivate fin qui in nostro possesso. Arthur è sopravvissuto al periodo di prigionia, fu liberato al termine della guerra e insieme a sua moglie Mary si è trasferito in Australia, dove ha avuto diversi figli, tra cui Barbara, che è in contatto con la nostra associazione e che ci ha fornito tantissimo materiale circa la storia dei propri genitori.